Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di lasciare un bel mi piace ed un commento per supportare il video e il mio canale YouTube. E se siete nuovi, correte subito ad iscrivervi. Due notizie molto importanti arrivano dal multiplayer di Call of Duty Black Ops 3. La prima di cui sicuramente vi sarete accorti è la presenza di punti doppia esperienza, punti doppie armi, doppie criptochiavi e doppio liquido divino, quindi tutto in occasione del Call of Duty XP che si sta svolgendo in questi giorni a Los Angeles. Vi ricordo anche che il 6 di settembre arriverà anche il DLC 4 Salvation per Call of Duty Black Ops 3, ultimo DLC a quanto pare per lo sparatutto di casa Treyarch. Oltre a questa notizia, tantissimi ragazzi mi hanno mandato immagini, soprattutto su Instagram. A proposito, se praticamente ancora non vi siete iscritti, andatevi a iscrivere sul mio profilo Instagram che trovate con il link in descrizione. È apparsa stranamente una mimetica all'interno del mercato nero di Call of Duty Black Ops 3. Una mimetica che già era presente all'interno del mercato nero, e sto parlando della mimetica Malavita, che tutti conosciamo per un colore forte arancione. Magicamente questa mimetica è diventata una sorta di dark matter, è diventata viola. Perché questo? Mi sono informato in giro e vi posso dare due possibilità. La prima, che appoggio anche io, è che sia un glitch. Sicuramente mi direte strano, però sembrerebbe un glitch, perché una dark matter al posto della malavita è veramente molto, ma molto strano. Un altro invece filone di pensiero dice che questa potrebbe essere una delle prossime mimetiche in arrivo con i nuovi contratti speciali. Perché, come sapete, vi ho già più volte detto che questi non saranno gli unici contratti speciali. Sono attesi dei nuovi contratti speciali da qui ad ottobre, prima del rilascio di Call of Duty Infinite Warfare. Quindi staremo a vedere se veramente questa mimetica è la prima indicazione di quello che potrà essere uno dei prossimi bonus delle sfide, anche se io continuo a supportare la tesi del glitch. Sì, strano a dirsi, però sembrerebbe un glitch. Fatemi sapere voi che idea vi siete fatti su questa nuova mimetica stranamente apparsa così dall'oggi al domani, senza patch, senza aggiornamenti, senza niente nel multiplayer di Call of Duty Black Ops 3, e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.